ho portato l'imbassatrice. Dai, forza, ma che mi vuoi disturbare? Secondo me si è ammosciata. Mauro, ma sei sicuro? Sfidiamo il team Cookies in una gara di cucina 1 contro 1. Abbiamo preparato gli ingredienti. Io sfido Melissa. Tema, cosa fai con un pacco di patate? Sfida accettata. Con un pacco di patate ci preparo delle graffe belle umide e soffici. Inizio subito sciogliendo il lievito nel latte insieme allo zucchero. Poi aggiungo un uovo più un tuorlo e mescolo bene. Buccio le patate, vado subito a schiacciarle. Ora unisci la farina e un pizzico di sale. Amalgama bene e comincia ad aggiungere poco alla volta il liquido. Quando hai finito di inserire il liquido, spostati su un piano di lavoro e impasta bene. Aromatizzo con della scorza d'arancia e scorza di limone. Lo metto all'interno del burro perché è un trasmettitore di sapori. Aggiungilo poco alla volta nell'impasto. Adesso lascia lievitare l'impasto per circa un'oretta coperto con pellicola. Ecco qui l'impasto lievitato. Capovolgi l'impasto. Stendilo leggermente con un mattarello. Vedi, ma quindi è margherita? Ma da quando è margherita si stende col mattarello? Non lo so, chiedo. Dai, forza, ma che mi vuoi disturbare? Dai, che no, c'ho no, me ne vado, me ne vado. Adesso non ti resta che coppare le graffe. Io utilizzo questo coppapasta che è abbastanza grande e poi uno più piccolo per formare il buco. Una volta formata, spostala direttamente su una teglia. Ora lasciale lievitare per circa 40 minuti. Eccole, sono ben lievitate e gonfie. Intanto ho scaldato l'olio che deve stare a circa 160 gradi e inizia a friggere. Scolala per bene e poi la passo nello zucchero. Eccole qua, non vedo l'ora di assaggiarle. Prima però le farcisco con un po' di confettura. Eccole pronte, finalmente. Adesso vediamo Mauro che cosa è capace di fare. Io preparo una parmigiana di patate e mortadella. Metti a bollire le patate. Una prima parte le schiacci e le versi all'interno di una ciotola. Condisci le patate con del sale, aggiungi il latte a filo, una parte del burro a piccoli tocchetti. Aggiungi il grana e mescola il composto con una spatola. Pirofila da 20, l'andiamo ad imburrare e andiamo ad inserire il composto di patate ottenuto. Vallo a livellare per bene su tutta la superficie. Adesso adagia le fette di mortadella. Sovrapponi le fette di provola. Le patate restanti le andrete a schiacciare direttamente in superficie. Mauro, ma sei proprio sicuro che questa è meglio della graffa che ho fatto? Fidati di me, devi assaggiarla, fidati di me. Ma guarda, questa è una Secondo me si è ammosciata. Ma guarda, per favore, qua. Dopo te la faccio assaggiare. Prima di infornarla, aggiungi del rosmarino. Trasferiamo gli aghi su un tagliere e andiamo a triturarli. Inserisci il burro restante all'interno di un pentolino e lascialo sciogliere. Versa il rosmarino all'interno del pentolino. Irrora in superficie la parmigiana con il burro sciolto al rosmarino. Inforna per 30 minuti a 180 gradi. Finito! Questi sono i nostri risultati. E tu che cosa prepari quando hai un pacco di patate a casa? Scrivilo nei commenti. Fila ancora, pensa un po'. Ah. Buona? È buona. Sono curioso di assaggiare la graffa. Che mi dici? Sei stata brava, lo sai? Grazie. È morbidissima. Grazie. Nonostante tutto mi sono divertito. Pure io, tantissimo. Ciao. Ciao.